Ciao! Puntata in... A richiesta. Come tutte le ultime. Esatto. Prima di tutto, cosa stiamo ascoltando? Poi parla a te. Black and Blue in Heat, 1989. Gruppo scoperto proprio da Gene Simmons, no? E in questo disco ci sono tanti pezzi scritti da Gene Simmons. Alla chitarra c'è Tommy Tyre, adesso noto per essere entrato nei Kiss. Per essere Fake Freely. Esatto, Fake Freely, non Ace. E comunque bel disco, anche se il mio preferito forse è Without Love. Comunque sì, insomma, tra l'altro c'è un pezzo che è ripreso su Revenge, su questo disco qua, non mi ricordo. Ah, sì. Ma prima di entrare nella puntata a richiesta di Def Flapper, parliamo anche delle ultime uscite, insomma, degne di essere. È uscito il nuovo di Paul Gilbert, Il disco natalizio. Esatto, il disco natalizio. È uscito il nuovo disco di Deep Purple, tutte cover. Cover, insomma, come carino. Ed è uscito molto bello, ma solo in vinile per il Record Store. Non è uscito su piattaforme. Se Record Store Day o per Black Friday o robe stupidate del genere. E il disco con questo mini LP di Smith e Cotsen, Adrian Smith di Iron Maiden e Richie Cotsen. Consigliato. Molto bello, però purtroppo per chi non ha le giradischi rimane... solo per noi, esatto. Per noi anziani. Esatto, per te che sei un giovane vecchio. Esatto. Allora parliamo di Def Leppard, innanzitutto facciamo vedere i vinili che abbiamo. Collezione un po' povera, diciamo, di vinili. Allora sì, questo qua è il Tris di Assi, che abbiamo... Def Leppard. Abbiamo Pyromania, comprato nel 1983 quando uscì, infatti si vede che è un po' smunto, no? Non cambiare le copertine, ma no, erano buone. Xtiria, comprato da un nostro amico, esatto, e Adrenalize comprato sempre da un nostro amico. Perché all'epoca di Def Leppard si diceva cavolo, ascoltare l'incd di Def Leppard, e difatti io c'ero diligentemente. Però dicevano così, ma dal vinile si sente meglio. Se no, si sente meglio. Partiamo. Allora, innanzitutto Def Leppard, un gruppo che nasce dalla New Wave of British Heavy Metal. Che poi si sposta sul genere più americano. Sì, esatto, però parliamo proprio degli esordi. New Wave of British Heavy Metal. E sono gli unici, insieme agli Iron Maiden, a aver venduto milioni di copie. Beh, innanzitutto i Whitesnake. No, inglesi. Sì, ma non è New Wave of British Heavy Metal. Vabbè, che Judas, no, scusa. No, era più prima del New Wave of British Heavy Metal. New Wave of British Heavy Metal si parla del 1980. Quindi con anche... Saxon, Tiger of Pantang, Raven, Tank... Ho capito. E tutta Angel Witch... No, allora, i Judas Priest hanno dato l'inizio, cioè hanno dato il via alla... Beh, sicuramente un gruppo metal, però insomma, parliamo di The Flapper. Sì, certo. E quindi il gruppo di di Sheffield, attenzione, il gruppo di Sheffield, avevano 18-19 anni quando fecero il loro primo mini LP, che però non è disponibile perché lo stamparono loro, e il primo disco... 80, On Through the Night. On Through the Night. Allora... Voto do un 8 io. Idem, Rock Brigade, Hello America, poi cosa c'è? Sorry is a Woman. Poi vai. It Could Be You. Sì. Satellite. Satellite. Poi? When the Walls Came Tumbling Down. Sì, figo. Wasted, Rocks Off. Wasted, no? Sì, Wasted. Wasted, figo. Rocks Off. Rocks Off. It Don't Matter. It Doesn't Matter. No, It Don't Matter. It Don't Matter. Questo. Comunque, primo disco di esordio. Allora, la formazione vede Joe Elliott alla voce, che c'è sempre stato. Rick Savage, che c'è sempre stato. È il bassista. Rick Allen. Alla batteria, che c'è sempre stato. Qua con... Dopo spiegavo meglio. E la chitarra Steve Clark, che poi è morto. E Pete Willis, che invece fu cacciato poco dopo, insomma, nel disco successivo. Comunque, un bel disco di esordio, molto più melodico, sebbene è sempre prendere delle sonorità hard rock più spinte, ma rispetto ai loro contemporanei della New Wave e British Heavy Metal, i Def Leppard erano sempre più melodici. E questo me li ha fatti sempre amare particolarmente, anche perché a me piace più il rock di stampo americano, insomma. E Def Leppard è il gruppo più americano degli inglesi, insomma. Beh, anche i Whitesnake da un certo punto di vista. Ma a un certo punto diventarono americani, ma erano partiti in inglese.
Tra l'altro noi abbiamo visto i Def Leppard l'ultima volta proprio insieme agli Whitesnake. Io i Def Leppard li vidi la prima volta nel tour di Adrenalize. 82 o 81? High and Dry, fighissimo. Poi il sound si sposta più sulle di me, cioè, sul genere è un po' AC/DC anche, però Lady. No, aspetta, qua diamo un volo 8 e mezzo. No, io qua do un 9. Mi piace tantissimo sto disco. Anzi, devo recuperarmelo in vinile, assolutamente. The Let It Go, bellissimo. Another Hit and Run. I Can Drive, Saturday Night, Bringing On The Heartbreak, bellissima. Switch, l'strumentale. You Got Me Running, Lady Strange, On Through The Night, che è un pezzo, non so perché non l'abbiamo messo. Ma non è tanto, c'è anche su Houses of Holly, che su Physical Graffiti, che però è il titolo di Houses of Holly delle Zeppelin, ogni tanto c'era ancora. Mirror, Mirror, Look Into My Eyes, No. Otto e mezzo io. Formazione identica alla precedente, quindi con Pete Willis e Steve Clark alle chitarre. Tra l'altro Pete Willis assomiglia incredibilmente a Paul Gilbert qua. Vuoi vedere? Un po' Gilbert giovane, guarda. Un po' Gilbert epoca Racer X. Comunque. Epoca Street Little. Esatto, i Def Leppard mediamente hanno sempre fatto dei dischi... non tutti. Sì, vabbè. Nell'83 esce un disco che è più incentrato sul genere americano. Pyromania, che abbiamo visto, abbiamo anche versione vinile, esatto, da adulti. Allora voto da 9 io questo. Io do un 9 e mezzo. Rock, Rock Until You Drop, Photograph. Stage Fright, non c'è neanche bisogno di vedere Too Late for Love, Die Hard, The Hunter. Fury, Rock of Ages, Coming Under Fire. Action, not words. Vabbè, sì. Guarda come la copertina si è ingiallita la tua invece. Comunque 9 solo prende. Poi, e allora, qua, attenzione. Fanno il tour e Rick Allen il batterista. No, aspetta. Pyromania entra alla chitarra. Phil Collins. Phil Collins. È stato ex chitarrista di Girl, una glam band. Anche, dove ci sta anche Phil Lewis, che dopo andò negli LA Guns, e insomma ha preso Phil Collins. Lui non è inglese, giusto? No, è inglese. Ah, sì, inglese? Sì, anche lui. E insomma il sound, comunque grazie anche a Phil Collins, insomma, anche se molti pezzi sono scritti da Pete Willis, e la produzione di Battle Angel, già qua, mi pare, cioè, però cioè, tu ci vedi meglio, però cioè, qua si vede leggere sui cerini, è un po' un casino. Comunque la produzione più americaneggiante e più melodica. Il tour si parte e sfiga e vai avanti con quello che dicevi te. Rick Allen fa un incidente e perde il braccio, hanno tentato di mettergli una protesi ma... No, hanno cercato di riattaccarglielo. Riattaccarglielo, non mettergli una protesi. Ma però ha fatto infezione. Sull'intervista recente che rischiava di perdere pure quell'altro. Ha rischiato di perdere anche quell'altro. Però insomma... E quindi hanno dovuto ritoglierlo e la band ha atteso che lui rimparasse. Questa qua è una delle cose più fighe. Loro hanno, invece di prendere un altro batterista, hanno aspettato. Lui ha detto riuscirò a suonare lo stesso e loro hanno aspettato. Difatti da Pyromania a 5 anni, Hysteria, 4 anni. 87, no? 4 anni. Il mio Hysteria dell'epoca. E... Hanno aspettato e incredibilmente grazie alla tecnologia e tutto Rick Allen torna a suonare e ovviamente con la batteria elettronica pensata apposta per lui e il tempo perché lui si riabiliti e il tempo per comporre questi brani e fare il disco loro vorrà fare il Thriller del Hard and Heavy e ci riuscirono con Hysteria un 10. Disco sì, e lode. E no, lode non mi serve. 10, sì. Praticamente questo disco, pensate che hanno speso non so quanti anni in studio. Sì, ma addirittura certi pezzi, certi arpeggi, no? Certi accordi, li faceva suonare una nota per volta. Matt Lange, per avere un suono più figo, cioè più grosso, più... Comunque, pensate che ho letto su un Guitar World che ho vecchio, che il break even point, cioè... Per tornare a pari, cioè nel senso che per pagare le spese che dovevano vendere 5 milioni di copie del disco, ok? Per andare a pari.
dai 5 milioni po' su ci sarebbe stato il guadagno. Pensate che robe che oggi sono totalmente impensabili. Comunque, parliamo del disco. E quante copie ha venduto? Non so, sono sui 18 milioni, una roba del genere. No, però non vorrei dire una stupidata. Allora, pezzi, Women, bellissimo. Rocket. Qua, cioè, attenzione, tutti singoli tra l'altro. Sì, cioè, quanti brani ci sono nel disco? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 brani mi pare che sono 7 singoli. Cioè, sì. Women è stato singolo. Rocket. È stato singolo, fighissimo. Animal, che è il mio pezzo preferito delle Flap. È stato singolo, il primo singolo. Love Bites, singolo. È stato singolo. Pour Some Sugar on Me, è stato singolo. Con due video diversi. Bellissimo, tra tutti i pezzi, cioè, tutti, sì. Spettacolari. Armageddon Hits. È stato singolo. Gods of War, non è stato singolo. Singolo. Bello comunque. Don't Shut the Shotgun, non è stato singolo. Run Riot. Non è stato singolo. Hysteria. È stato singolo ed è un pezzo fantastico. Andarono pure a Sanremo a suonarlo. Siamo a 7 singoli, vediamo se... Excitable, basta. No, basta. E Love and Affection. Esatto, poi con 7 singoli che sono stato... preciso, mi pareva di ricordare. Disco fantastico, tournée che tra l'altro all'epoca bucai per pura stupidità. Quando avevo il biglietto dei Motley Crue, l'ho raccontato già in un'altra puntata, con i Guns N' Roses di spalla, il tour saltò per l'overdose di Nikki Sixx e dissero, ma potete usare questo biglietto per andare a vedere i Def Leppard. Con gli MSG di Michael Schenker di spalla. E io... Ti sei fatto rimborsare. Sì, ma cioè non ci pensai neanche più. Vabbè. Allora, attenzione, però cosa succede dopo Hysteria? Steve Clark, il chitarrista, muore. Alcol, no? Esatto, per abusi di alcol. E insomma, quindi i Def Leppard hanno avuto una serie di sfighe, sì. Nonostante fra la morte, quella ricalle per del braccio e tutto. E nel... 92. Esatto, quindi tour che sono durati... 5 anni dopo, cioè. Anche tour molto lunghi. Esce... Adrenalize. 9 e mezzo. No, io do un 9. È il mio secondo preferito. 9 e mezzo, cioè io preferisco... Allora, Let's Get Rocked e Spack. Lo preferisco sicuramente Pyromania. No, io preferisco questo. Let's Get Rocked e Spack. Heaven Is. Bellissima. Make Love Like Him. Make Love like a Man. Like, ho letto... Love Like a Man. Sì, lo so, però non ci vedo niente. Tonight. Sono c'è due o tre pezzi che non... White Lightning, forte. Beh, è bella, si è dedicata a Steve Clark. Stand Up, Kick Love Into Motion, forte. Emotion, bella, sì. Personal Property. Sì, questo è un po' Personal Property. Have you ever needed someone so bad? I wanna touch you, tear it down. Tear it down, che è un pezzo vecchio fantastico, bellissimo, fantastico. Io do 9 e mezzo a questo. No, per me è un... Ma cos'è? Un occhio elettronico? Non so, miride. Vabbè, insomma, ce ne preoccuperemo. The Flappard prendono Vivian Campbell. Che quindi... era l'uccitore di Whitesnake. Esatto, quindi il disco è registrato esclusivamente da Phil Collins, le chitarre. Il tour andavano con Vivian Campbell. Li vide all'epoca con gli Ugly Kid Joe di spalla. Escono poi, il tour vanno avanti, ci sono tour, i The Flappard fanno veramente tour... lunghissimi, tra l'altro negli Stati Uniti, dove riscuotono quasi più successo che non in Europa. Esce poi Radioactive 93, ma come si chiama? Retroactive, non Radioactive. Lasciate perdere l'adesivo. No, sì, bisogna leggerlo. Allora, innanzitutto ci sono delle B-side, no? Che sì. Mi pare che c'è... Desert Song. Riding to the Sun, mi pare. Sì, Fractured Love, Action. Sì, dei pezzi che erano usciti come B-side dei singoli. E quindi c'è qualche rarità, insomma. Sì. Comunque... Leggiamolo l'adesivo che c'è sopra. Esatto, che vi facciamo leggere, diciamo, stupidate. Leggi te, perché io senza occhiali sono... Questo non è... Aspetta. Questo non è... Mettici enfasi. Questo non è né un nuovo, no. Né un vecchio album delle Flappard. Che cacchio è? Bensì. Retroactive, una collezione di pezzi rari, introvabili o mai pubblicati. Per maggiori info chiamate il numero verde. E avrete in omaggio una batteria di pentole. A prescindere da questo, è un disco che... Sì, figo, cioè, per la completezza, per la valore delle Flappard, però cioè, insomma, è un disco che comunque... Sul 7 e mezzo ci sta, insomma. Io non do voto, sono dissa. No, ci sono dei pezzi comunque non sono usciti, però per quelli che non sono usciti. Ma io non do il voto.
Ah, ok. Poi esce questa raccolta con qualche pezzo. Volt. Volt. C'è qualche pezzo. No, ci mi sa che c'è forse qualche un... C'è scritto qua. What's when Love and Hate Collide. Esatto, una, un pezzo che vendete un casino di copie e per giustificare l'acquisto, insomma, del... Sì, però non è un greatest. Insomma, però, no, è un greatest hit, sostanzialmente. Sì, ma dico, il pezzo... Ma sì, Dio, non mi fa insomma, la classica ballata Def Leppard. Il resto invece mi piace un sacco. Se uno non ha nulla però dei Def Leppard e trova questo e vuole farsi un'idea, è un disco che può... Può, assolutamente. Però l'apice lo raggiungiamo nel 1996. Ok, allora... gli anni 90 per molte band sono stati deleteri. E per altre invece... E per altre invece sono state fighe. Cioè nel 90, quella 95? No, 96. Sì, nel 95 i Van Halen uscirono con Balance, gli Aerosmith uscirono con Get a Grip nel 93? Sì, ma con Nine Lives, roba così. Insomma, cioè, Pantera con Far Beyond Dream. Sì, vabbè, ma lì era già roba che stavo parlando di gruppi vecchi. E loro escono con Slang. Il loro disco peggiore. Da. Tra l'altro, la tua teoria cambia. Cambia logo. Hanno cambiato logo, cambia genere. Vabbè, cioè, guarda. Infatti. Slang. Allora, un disco. Già i colori degli anni 90, questi blu, verdi acidi e robe varie. Capelli corti? No, non ancora. Sì, un po' tagliati. Sì, ma è un disco che non lascia. Allora, non lascia assolutamente il segno. Non. Cioè, no, non lascia in testa neanche un pezzo. No, cioè, poi il sound anche dei suoni, non è proprio. Cioè, non è The Flappard il sound. Però all'epoca si poteva comprare con un mini LP. Cioè, dentro. Dentro che è un live acustico, mi pare. Esatto. Quindi io ho ascoltato parecchio il live acustico sto disco, io do un 5, io do anche 4, cioè non c'è, no, perché i Def Leppard no, do 4, questo disco è da 4, no, beh, da 5 per me è... croce sopra, cioè, beh, ho provato a ascoltarlo di nuovo, dire... No, ma ultimamente l'abbiamo ascoltato insieme, no? No, ma comunque se va. Vi do un consiglio, se vedete, se conoscete una band di nome, sapete qual è il suo logo e vedete un disco dove non c'è il loro logo, 99 volte su 100 fa schifo. O 812 non ha l'Aue. Sì, no, non fa schifo, è un genere diverso da quello che conoscete, intendo, non ho sbagliato. Buono. Non ho detto che fa schifo, sbagliato. Quindi, cosa succede? 99? Cosa succede, sì. Cosa succede? Ma la fai leggere? 99. Cosa succede? Si tagliano i capelli. No, cosa succede? Che i fans dei Def Leppard non vogliono ascoltare i per Jam. Non vogliono ascoltare quella roba lì. Voglio a me non c'è quella roba lì, non mi piace proprio per niente. Voglio ascoltare i Def Leppard. Def Leppard. E ritorno al loro logo originale. Esatto, e copertina in 3D. Esatto. Ed esce. E tra l'altro anche il titolo: Euphoria. Ah, cioè che con i colori anche. Pyromania. Adrenalize, poi anche, Hysteria, anche i colori sono un po' più azzurro, viola. Esatto, cioè, questo è un bel disco, si prende proprio un 8 e mezzo, un 8. Sì, un 8 lo do anche io. C'è un pezzo che è uguale a If You Never Need Something So Bad, uguale, mi pare. C'è Demolition Man, Promises. Promises, bellissima. Sì. C'è uno dei pezzi più belli mai fatti di loro, secondo me. Back in Your Face, Goodbye, ecco che ricorda If You Never Somebody So Bad, All Night, Paper Sun figa, bella, cioè. It's Only Love, 21st Century, Shalala, esatto, Girl, esatto, poi verso la fine inizia a diventare un po' più ordinario, un po' più con dei filler, però ricordiamo che loro quello che dovevano dire, non lo so detto, basta che facciano dischi del loro genere. Adrenalize secondo me è proprio l'ultimo disco gran figo. Però sì. Euphoria torna proprio su quei canoni lì, sì, è il degno successore di Adrenalize, insomma, anche perché dopo due raccolte, no, dei side, delle cose, si aspettava il disco dei Flapper e viene fuori a Slang e dice. E nel 2002 esce X, non Racer X, ma X. È un buon disco, anche qua ci sono dei pezzi non male. Loro si spostano più sulla sonorità più pop. Io do un 7 a questo disco, appunto. Sono d'accordo. E più, vanno un po' più sul pop, che ci sta. Cioè, se i Def Leppard vanno sul pop, ci sta. Se vanno sull'alternative rock, no, che no. Sta.
Loro, c'è i loro cori, il loro classico sì. trademark, lo mantengono. Comunque leggi qualche pezzo. Che magari... pezzi che non mi ricordo, cioè ho preso il disco ma i nomi dei pezzi. Sì, cioè, beh, c'ho io. Now, Unbelievable. Now, ecco, Now è un pezzo un po' strano come partenza, inizio, parte lente. Aspetta che giro il disco. E poi si rinvigorisce, poi devo aspettare lui perché io senza occhiali. Sono finito. E intanto... Prendi un po' di tempo. Prendo un po' di tempo. Cavolo, siamo a 20 minuti. Aspetta. Comunque, dicevo che i Def Leppard si portano appunto sul pop, però insomma, non, niente male. La formazione rimane comunque finalmente stabile. Now, dicevamo, poi... Unbelievable. Unbelievable, un bel pezzo. You Are So Beautiful. Sì, anche. Everyday. Long, Long Way To Go. Four Letter Word. Torn, senza l'H, non so che significhi. To Shreds. To Shreds. Sì. Sì, insomma... È carino, non carino. È brutto. Dai. Non è male. 7. Molto meglio. No, molto meglio. Cioè, yeah. Ah, ok, sì. Di moda, cioè, fare, molte band fanno dischi di cover. Cioè, cover T-Rex, David Bowie, mi pare. Della loro influenza. Sì, cosa c'è... Era un testo scritto qua dietro. Hellraiser, cioè... No. Hellraiser, cioè. No, non so di chi. Non sarà quella di Ozzy. No, poi. Non ci sono le band, vabbè. Non... Vabbè, magari. 20th Century Boy. Questo qua è T-Rex. Rock On. Ok. Hanging on the Telephone. Sì, Waterloo Sunset. Sì, tra l'altro, sì. Le band che. C'è anche un richiamo ai Pink Floyd qua dietro, magari ci sarà qualcosa di Pink Floyd, non lo so perché non sono grande esperto. Comunque un disco di cover. Non do voto io. Tra l'altro sì. Come i Queen. Che i Queen, esatto, cioè... Poi qua come T-Rex. Come Lucia... No, come T-Rex. Come T-Rex, qua come David Bowie. E Ziggy Stardust, infatti c'era qualcosa che mi ricordavo. Vediamo se mi ricordo. Qua come Velvet Underground, un gruppo che a me non piace per un cazzo. Io non so che cosa faccio. Esatto. E qua come The Stooges, Iggy Pop. Quindi ci sono dei pezzi. Hanno ripreso come si dice? Le copertine di quei dischi di pezzi che sono presenti in sto album. Quindi senza voto. Ma andiamo avanti. E. Si rialza un po'. No, non si rialza. No, secondo me sì. Qua, 2008. Qua andiamo su un 7. Esce su un 7 e mezzo. Come si chiama? The Sparkle Lounge. Sì, The Sparkle Lounge. Esatto. Io invece sai, a me non piace tanto questo disco, do 6. Leggi qualche pezzo, c'è qualche pezzo figo. Go. Go, Go è bella. A me non piace tanto invece. Nine Lives. Nine Lives è bella, cazzo. Come on. Ah, anche quella. Love. I primi tre pezzi spaccano, se sono belli. Vabbè, Love, sì. Tornando appunto al sound classico The Flash. Poi guarda come è scritto, non riesco a leggerci. Comunque a me non piace tanto, dopo un 6. Sì, non è un disco fondamentale, ma per la completezza hanno fatto. Andiamo avanti. Però comunque sia un stile loro, non è mica... Sì, assolutamente, si tolgono dal pop di X o Ten, come... Live. E se poi questo live... Sì, è un live, Per la Frontiers, tra l'altro, Mirror Ball Live. Ci sono live, c'è il DVD... disco 1, c'è il disco 2, il disco 3, DVD, cioè... Sì, sono live. Allora, The Flapper manca un bel live, secondo me. Non... Dell'epoca, magari, del tour di Adrenaline Live. Beh, esatto, c'erano... Ci sono delle video di VHS e dei DVD che non abbiamo, però. Esce però, e tra l'altro, che è uscito anche nuovamente, non so, è sicuramente un'altra edizione, il remake di Styrga Live. Questo è figo, sì, a Las Vegas, mi pare, no? Sì. A Las Vegas, dove c'è? Phil Collin che cioè, abusa del suo Floyd Rose. Esatto, e ho fatto un palestrato. Che il Styrga viene riproposto insieme a Photograph, mi pare, come ultimo pezzo. E Rock of Ages. E poi l'altra parte, loro si chiamano Dead Flatbirds. Che ricorda proprio Death Leppard, Dead Flatbirds. Dove fanno invece i pezzi prima di Hysteria. Quindi è carino. È carino, cioè non è un live fondamentale, però insomma. Per il se volete avere tutto. Sì, esatto, insomma, però è figo, specialmente il DVD a Las Vegas. È uscita anche un'altra versione di Live a Las Vegas, che comunque penso sia un altro concerto. 2015 esce loro l'ultimo disco. Ecco, qua omonimo The Flapper. Questo qua invece si piglia bel 8 e mezzo. Questo qua io do 8, sto sempre sull'8. No, questo qua è un bel 8 e mezzo. Sono dei
cioè anche se il primo pezzo è Pour Some Sugar on Me, mi pare. Let's Go. Esatto, che è uguale, identica. Poi cosa c'è? Dangerous. Bellissimo. Man Enough. Man Enough. We Belong. Sì, sì, bel disco. Invincible è fantastica. Sea of Love. Bellissima. Cioè. Energized. Sempre queste parole strane. Esatto. All Time Like. Battle of My Own. Broke and Broken Hearted. Forever Young. Last Dance. Wings of an Angel. Blind Faith. Il Def Leppard torna, cioè dopo un tot di anni, insomma, quindi i dischi, tra l'altro sì, l'artwork, il disco si chiama semplicemente Def Leppard, ma è bello, cioè, quando l'ho ascoltato, ho detto, beh, speriamo che sia un disco che mi piace dall'inizio alla fine. Allora, i primi 6-7 pezzi sono belli veramente, poi c'è, cioè, chiaro che sono dei fillers, no killers, come può essere un Listeria. Ma dopo tanti anni riuscire a fare un disco che comunque è convincente, secondo me è... È Ear Music sto qua, giusto? No, boh, non lo so. Sì, è Ear Music. Loro etichetta anche Bleed on Refora. Comunque, abbiamo parlato di Def Leppard, insomma, fate... Tra l'altro non c'è più il pulsante non mi piace su, quindi se volete infamarci scrivete su. Insomma, no, informarci. C'è il pulsante non mi piace, ma non puoi vedere il numero di non mi piace. Che... Ah, sì? Sì, c'è. Vabbè, insomma, chi se non ha senso, vabbè, però non importa. Dai. Comunque, sì, te lo facciamo sempre con passione e per l'amore della musica, insomma. Esatto. Quindi, ricordiamo di iscrivervi. Intanto il canale è ancora cresciuto, iscrivetevi se vi piacciono i nostri video. Stay metal e basta. Esatto. Iscrivetevi al suo canale YouTube. Dove, al suo anche. Dove si fa la tratta di batteria e chitarra. Io sono di chitarra, nei nostri Instagram, Roberto Anni GTR, David Livani Drums, ma è nonché l'Instagram di Zani Vanni Svinevolt. Hai messo un nome impronunciabile, Vanni Svinevolt. Esatto, beh, vivi, mi piace. E dove mettiamo i dischi di male che ascoltiamo durante il giorno, insomma. Cioè, sì, qualcosa. Non è la nostra discografia. Non è che postiamo ogni giorno, qualche volta mettiamo. Qualche volta, insomma, si viene in mente, sto ascoltando, postiamolo. Quindi non c'è un filo logico, è solo quello che ascoltiamo durante il giorno. Esatto. Quindi stay metal e duri come il metallo. Oh. Metallo incandescente. Metal. Facciamo la tempesta di corna, è il nostro... Che fa farlo girare. Horns Storm. Esatto, ma farlo girare come fa. Esatto, che sì, sembra milioni di tempeste di corna. E quindi. Metà. Corna. Ma così sembra una lumaca ubriaca. Comunque. Stay metal.